successo nella partita di Taracchi. 15 pari, suo colpo migliore questa accelerazione di rovescio. Ripete la prima di servizio. Assegno il dritto, 4 punti vincenti di Volko, quindi Taracchi non lo ha aiutato, primo, ha fatto tutto il sovietico, 1-0 in suo favore primo set. Vito Volkov è anche abbastanza regolare che abbia, ci sia aggiudicato il game, certo che ha fatto un po' impressione. Sì, perché è entrato nel match con una distensione totale, sembrava che giocasse in allenamento, tanto era sereno. Taracchi stenta sempre un po' all'inizio con il servizio, ieri ha fatto 3 doppi falli nei primi 2 turni di battuta. E anche perché ha cambiato il movimento quest'inverno. 0-15. Si è allenato molto, soprattutto ha lavorato sulla posizione dei piedi che ha un po' cambiato per spingere di più con le ginocchia, quindi automatizzare un movimento così in fretta non è semplice. I colpi vincenti sono arrivati, due errori gratuiti. Love it. E questa volta va a segno con il dritto Taracchi. Giocato una palla corta. 15-30. Non palla corta nel senso che si di drop shot, ma una palla troppo corta a Volko, che ne ha approfittato Taracchi. È un lancio un po' basso adesso, non aveva disteso completamente il braccio Taracchi. Salito ancora dal dritto, 15-40, 15-40, due palle break nel secondo gioco. È fuori la volée incrociata di rovescio di Taracchi, comunque Volko l'aveva intuita. 2-0 per Alexander Volko nel primo set. Di nuovo riproposta questa fase. Palla che ha preso un giro, è stata colpita molto bassa. No! Ah.
annullato lo scambio, Volkov ha preso la rete. Molto difficile il passante, che infatti Caratti ha sbagliato. Insomma, sono 7 minuti di gioco, Volkov non ha mai sbagliato. No, non ha concesso niente. Correction, what was it? 30-0. Cambiata, overrule, cambiata la decisione molto giustamente dall'arbitro. Vedi che ci si accorge che c'è un arbitro straniero. Ieri nella stessa situazione l'overrule non c'è stata. Sì, sarebbe stata psicologicamente più complicata, insomma. Ma Caratti ha visto lui stesso, ha addirittura applaudito Volkov. 30-0. Tutto tranquillo. 40-0. Servizio vincente di Volkov, che continua a non sbagliare. 3-0 il suo favore, il primo set. 3 giochi a 0. Trilla. Non avere limiti significa 200 cavalli, 6 cilindri, 24 valvole. Da 0 a 100 km in 8 secondi e 3. Non avere limiti significa puntare alla perfezione e andare oltre. Peugeot 605, la scelta di non avere limiti. Punti a 2 a favore del giocatore sovietico, che non ha ancora sbagliato. Sbaglia invece Caratti con questa accelerazione di rovescio. 0-15. Completamente gratuito, perché un pochino aveva contribuito Caratti. 15 pari. Ha tentato comunque Volkov una cosa un po' troppo difficile, perché questa mezza volata sulla riga di fondo campo cercando di prendere il 7 dall'altra parte, insomma. Ma forse proprio perché era stato messo un po' in difficoltà, allora diceva, per tirarsi fuori dalla buca. Sì, ma poi comunque aveva un parziale, mi pare, di 13-2, quindi gli conviene rischiare in questo momento. Splendido, splendido recupero di Caratti, che messo in difficoltà dalla risposta di Volkov, è stato un colpo di grandissima difficoltà, lo rivediamo. Sì, non poteva fare altro perché era fuori dal campo ormai Caratti. O fa il punto oppure lo cede all'avversario, non c'era più prosecuzione di scambio. Passante di Volkov, attacco troppo corto di Caratti. E Volkov va veramente sul rovescio bimane passante, e la precisione e la disinvoltura di Gattone Mecci. Guarda la semplicità totale di questo movimento, con la spina dorsale ben dritta, sembra Roswell, è perfetto. Gianni, hai trovato il giocatore da adottare. Sì, ma difatti io l'ho amato molto già da 2 anni fa.
piaciuto, mi è piaciuto molto fin dall'inizio, Volko, mi sono molto sempre divertito a vederlo giocare, poi è anche una persona molto spiritosa, con le opinioni politiche molto personali, molto bizzarre. E con un gran tocco. Prende la rete sulla risposta, poi gioca la volée smorzata di dritto. 30-40. 30-40. Palla break. 30-40. Certo, per mettere un po' a suo agio Caratino ci voleva una partenza meno sparata di Volkov. È vero che Karaty ha avuto altri ingressi difficili nell'incontro, ma questo anche sul piano del punteggio comincia a diventare... Sì, il male è che gli altri ingressi difficili sbagliava lui, ma qua è l'avversario che gli fa i punti, la differenza è proprio lì. Parità. Comunque una buona prima di servizio per annullare la palla break, la palla del 4-0. Velocità di Volkov e Karaty non ha il tempo di aprire. Seconda palla break. Cos'è riuscito? Hai visto la traiettoria a rientrare? Soprattutto per un giocatore che gioca il rovescio a due mani, che quindi Volkov perde un 30 centimetri da quella parte, è riuscito a controllare questo colpo straordinario. 4-0. Va detto che Volkov, Rino, è ambidestro, ancora prima che mancino, e quindi su quella palla lì si è servito molto bene anche della mano destra. A 5 0-15 piccolo aiuto, che è il primo vero errore di Volkov nella partita, sì, e il secondo totale, sì, diciamo, ecco. Quindi quando si parla in un quarto d'ora, in un quarto d'ora, sì. Cerca di rallentare un po' Cristiano per poi accelerare, ma non gli riesce il gioco. 15 pari. 15 pari. Ecco che ha giocato un colpo ad una mano, ma con la sinistra, Volkov. Insomma. Gran senso dell'anticipo e del controllo anche. 40-15. Perché se giocasse a questi livelli sarebbe fisso nei primi 10 del mondo. In realtà è un giocatore che ci può arrivare. E quando l'ho visto giocare l'anno scorso a Flushing Meadows, sia pure con un Edberg un pochino frastornato da tante cose, ma la qualità del gioco era... Era da primi 10. Si passava Edberg come quando voleva.
Gioco volto. Insomma, per il momento non ci sono aperture per Cristiano Caratti. 5-0 Volco, primo spalla. Caratti al servizio. Ecco, qui bisognerebbe che Caratti cercasse di entrare nel match prima dell'inizio del secondo set. Un game di incoraggiamento, anche se il set è difficile da recuperare. Per la verità, ieri Caratti ha recuperato il primo set con due break di svantaggio. Sì, ma era tutto un altro gioco. Cioè, ed era un avversario che aiutava un po' di più. Non era stato annichilito. Comunque almeno dimostra l'intenzione di dire, beh, finora è andata male, adesso cerchiamo di fare qualcosa di diverso. Seguito il servizio, ha giocato la volée, certo non è il suo tipo di gioco. Quindici pari. 15. Un'altra correzione, è la seconda. Sono stati due errori, tutti e due in favore di Caratti, ma sono stati prontamente rimediati da Pedro Bravo, l'arbitro cileno, disatteso il calcolo delle probabilità. Dritto, 30-15. 30-15, 30-15. E questa volta è riuscito a giocare il suo prediletto diritto da sinistra a destra, Cristiano Caratti. Non gliene aveva mai dato l'occasione Alex Volkov. Questo è quasi un punto vincente, quindi ha dovuto farsi tre punti da sé Cristiano Caratti nel game per arrivare finalmente alla palla game. 40-15. Fatalmente deve tenere su il ritmo, gioca sopra il suo ritmo ottimo Caratti, quindi deve sbagliare molto. 40-30. Era preparato il punto, Caratti. Poi sbaglia l'affondo di rovescio Volkov e Caratti può arrestare almeno momentaneamente l'emorragia, tamponare un po' di emostatico. 5-1. Certo che l'emostatico migliore è nel game di battuta, se possiamo continuare con questi paragoni clinici. Ma insomma, per me è una partita difficile, perché a questa velocità qui non so se Caratti riesce a far match uguale, anzi finora non c'è riuscito per nulla, quindi dovrebbe tentare di inventare qualche altra cosa. Non è il giocatore capace di rallentare il match, non so veramente cosa potrebbe fare. Se gioca corto l'altro gli prende la rete, ecco che cerca di sporcare un po' la palla, diciamo in gergo ci riesce perché Volkov sbaglia il rovescio. 0-15. Veramente la gratuito di Volco.
0-30. Forse un sistema per cavarsi in pace è proprio questo, rallentare per poi accelerare. 0-30. Volkov è uno straordinario incontrista, se gli dà per favore, palle, silenzio quando morbide, la palla senza grazie. Peso è un po' più difficile, ecco. Anche perché non so fino a che punto sia intenzionato magari a entrare nel campo e colpire al volo. 15-30. Di solito la contromossa per un giocatore che ti rallenta è quella di magari di entrargli dentro nel campo e di accelerare, di colpire al volo. Ma Volkov non credo che si trovi a proprio agio. Però vedi. Sì, è già più dentro. Sì. E viene avanti. 30 pari. Una buona percezione tattica del momento del match, Volkov. Aveva accennato Caratti a manovrarlo. E siccome Volkov si rende conto che quella tattica gli può dare fastidio, cioè è meglio scoraggiarla. Subito tagliare corto, anche a prezzo di un rischio un pochino superiore. Set point Volkov. 43-40. Gioca prima partita. Ecco che Volkov si aggiudica il primo 6-1. Set 6-1 in soli 25 minuti. Six. 16-4 sul servizio Volkov e 8-11 sul servizio Caratti. 0-15, la 15. 0-15. Pubblico molto generoso, perché insomma Caratti non è solo il Caratti che in grave difficoltà adesso, ma è il Caratti che per tutta settimana ha un pochettino incoraggiato il nostro patriottismo. 15 pari. 15. Operando così, espressione un po' esagerata, dicono Caratti ha salvato il torneo. Ecco, certo lo ha reso più interessante, perché, insomma, anche perché da tempo non eravamo abituati a giocatori che ci facessero vivere fino alla fine. Prima palla scheggiata in 30-15. Finora ha colpito sempre nel centro, anche il suono che mi arriva in cuffia è un suono pieno, è uno che nonostante la preparazione così breve poi incontra la palla con una gran velocità di braccia e con moltissimo occhio. 30 pari. Questo è un brutto momento per Cristiano, perché c'è proprio il rischio di uscire di partita e se non riesce adesso a trovare un po' di più la palla. 43. È uscita di poco la risposta di Volkov, una risposta che sarebbe stata vincente. Intelligente Volkov. Questo momento proprio affondare il coltello nella piaga, lui ci ha provato. 40-30. Anche adesso ha caricato sulla risposta, ha risposto lungo, forzato l'errore di Caratti. 40 pari. Thank you.
Sbaglia Volco. Volco va forzato gli ultimi tre scambi. E beh, consapevole che un break all'inizio del secondo set lo metterebbe in una posizione di grande vantaggio. E metterebbe soprattutto Karate in una situazione psicologica. Di angoscia. Difficilissimo. Perché si comincia poi a sentirsi colpevoli nei riguardi non solo di tutto il pubblico, ma anche di chi poi segue la televisione, sui giornali, eccetera. Situazione difficile. Gioco guarda Karate. Comunque il dritto d'attacco Volkov, Karate tiene il servizio, conduce 1-0, primo secondo gioco. Set, 6-1 Volkov il primo. First game, second set. La prima volta Karate è in vantaggio, 1-0. Vediamo, è una situazione almeno nuova. Questo alimenta 15, almeno 15, una 15, fiammellina di match. Ne abbiamo bisogno. Sì, bisogno perché... 15-0. Siamo un po' raggelati, pur molto ammirati di quello che fa Volkov, ma io sono un po' raggelato. Raggelati siamo anche perché la neve ci ha circondato. E la neve non ha certo contribuito al successo di questo torneo. Brutto errore di volo di Volkov. Sì, un po' pigro nello spostarsi. 15 pari. 15 pari, probabilmente lo rivedremo. Sì, poi prende la palla molto molto indietro con questo avambraccio attaccato alle costole stranamente e rimane molto lontano dalla rete, almeno 3 metri dalla rete. Insomma, siamo a 4 errori gratuiti di Volkov nell'inizio di set e questo può far pensare che non sia quel irresistibile giocatore visto fin qua. È stato bravo Karate perché ha capito che era l'unico punto dove Volkov poteva giocare quella palla. 30 pari. La rivediamo. Sì, la rivediamo perché è uno scambio abbastanza insolito. Ecco, qui aveva più campo libero. Passare. Aveva sbagliato. Buon per lui che poi è rimasto sul contropiede. Sì. Eccola qua, ancora. Volvo che si fa quasi una specie di giro per andare a prenderla di rovescio. Sì, perché lì con due mani diventa complicato. Perfetto. 40-30. Mancino da destra. Difficile. 40-30. Difficile 40. Da contenere. Per Karate, il quale si autoincoraggia, guarda come sta parlando, sta ripetendosi proprio tutta la lezione. Ho parlato con Riccardo Piatti che è a Filadelfia, dove gli altri suoi giocatori giocano le qualificazioni e dove Karate ha ottenuto una wild card, cioè un invito, un riconoscimento importante. A segno Karate con il lungolinea di dritto, palla break. Vantaggio, un po' di aiuto di Volkov, un po' di aiuto da se stesso, perché a questo punto per esempio se l'è proprio costruito benissimo. A segno il passante di rovescio e Karate si porta in vantaggio per 2-0. Ecco che si rivedrà qua la volea di una mano di rovescio, di una mano di volte, che è insufficiente per alzare la palla. Sì,
troppo profonda, ma il passante comunque... non facile il passante, perché era in corsa laterale, ha dovuto cambiare direzione della palla, diversa da quella della corsa, non è mai troppo semplice. Partita che sta cambiando, sì, con notevole sollievo di tutti, perché di Volkov e della sua mamma. Bene dentro il campo Caratti, 15-0. 15-0, 15-0. In questo momento non è sbagliato, tiri simili. 15 pari. Ha bisogno di molta regolarità contro un tipo come Volkov, Cristiano. Da troppo lontano Caratti. D'altra parte è molto difficile intuire dove gioca la palla Volkov, perché proprio c'è quello schiaffetto minimo senza preparazione. Guarda qua, si poteva giocarlo da tutte le parti. Infatti io certe volte mi medesimo un po', mi dico cosa farei, adesso cosa faccio, prendo a sedia a rotelle, ma dico cosa avrei fatto su un attacco così, e lì non avrei saputo dove andare veramente. Cioè 15-30. No! Doppio 15-40. Fallo, 15-40 in questo game, con un punto se l'è fatto volto. Sullo 0-15 ha sbagliato un rovescio Caratti, adesso il doppio fallo. Eh sì, contro un tipo come il Volkov di oggi non si può permettersi di fare due errori. Lui stava un attimo concedendo qualche cosa. Perché andava via troppo forte, quindi aveva dovuto un attimino rifiatare Volkov, ma è proprio qui che deve mettere i dentini Cristiano, il momento giusto. Se nel grande tennis sono ancora denti da latte, però insomma abbastanza aguzzi, o come no, qualche volta. No! Tanto una palla break annullata. 30-40, 30-40. Recupera da 15-40 Cristiano Caratti, che conduce per 2-0 nel secondo set. Eh sì, è un po' strappato il movimento questa volta Volkov. Non si è mosso molto molto bene alla propria sinistra. Poi gira verso l'esterno. Terza palla break. Ha cercato un po' troppo l'angolo questa volta Cristiano, bastava invece cercare la lunghezza dell'attacco. Thank you.
lungo il rovescio di Caratti, Caratti che restituisce il break, conduce per 2-1 nel secondo set. Ha perso il primo segno. Qui ci dicono 12 errori Caratti e 10 Volco, noi abbiamo un'interpretazione diversa. Comunque il punteggio è 2-1 Caratti. Servizio 15-0. Caratti, questo è il quinto errore gratuito nell'ultimo game e nell'inizio di questo. Sarebbe proprio il momento buono per agganciarsi alla partita, ma sperare che se non se lo lasci, non se lo lasci sfilare davanti Cristiano, perché sennò sono dolori. Ace. Primo ace dell'incontro. Un doppio fallo per parte. Era troppo prevedibile, ci voleva un lob. Eh sì, perché Volkov era stato sbilanciato dal primo passante, inevitabilmente si sarebbe ricoperto. Vedi, è qui e doveva tornare. Invece di un pallonetto in contropiede adesso. Sì, è un pallonetto chiuso. Facile dirlo, eh. Chiudeva la pratica, ma è sempre facile dirlo, questo d'accordo. Gioco Volkov. Due giochi in palla. Volkov ha giocato con grande autorità. Siamo due pari, dal 2-0 Caratti. Questa 15. Volta Caratti, perché ha giocato una volée un po' tremebonda, sì, ma ha perso l'appoggio sulla volée, adesso penso che ce lo facciano rivedere, ecco. Poi non era inquadrato, ma era addirittura avvitato al terreno, ha perso l'appoggio con un piede. 30. Lunga la risposta di Volko, 30-0. Insomma, il Volkov di questo inizio di set non è sicuramente il Volkov del primo set, per buona sorte di Cristiano. 40-0. 49. Molto bene. Gioco Caratti. Il miglior Caratti in questo rovescio incrociato. Caratti conduce 3-2, il 3-2, suo favore, secondo set. Longoni Sport, con i giovani per lo sport. A Barzano. Pensi a un personal computer? Epson L2 da 1.900.000, Epson L3S da 2.850.000. La qualità ha il giusto prezzo. Più pensi, più Epson. Belfe Tennis. Big match. Quando sei raffreddato, Rinazina spray nasale. Libera il tuo naso. Evitare l'uso prolungato. Aldo Busi. L'amore è una budella gentile. Fleur Condiala. Il libro più amoroso e più divertente dell'anno. 64% di prime palle Caratti, 71% Volko. Volko serve, Caratti conduce 3-2 nel secondo set, era andato 2-0, poi ha restituito il break.
giocano soltanto da 48 minuti, c'è stato un primo set lampo, 25 minuti per il 6-1, Volkov è andato rapidamente 5-0. È in largo, 15-0, è largo 15-0. Di Caratti, 15-0. Eh sì, Caratti un po' scorato in questa circostanza, lui così coraggioso. E in realtà questi sono errori che in questa fase di partita non dovrebbe concedere a un tipo come Volkov. Segno Volkov, 30-0. Deutschland. Diretto bene questo scambio Volkov, ha premuto Caratti sul rovescio, poi si è aperto il campo sul dritto. Palla toccato il nastro. Un passante di rovescio che non era del tutto impossibile. No, soprattutto perché da quella posizione lì è uno dei colpi preferiti di Cristiano. Probabilmente c'era anche la fatica del recupero di mezzo. Tre pari, secondo set. Sarebbe già interessante che Caratti riuscisse a tenere in equilibrio il set, magari arrivare alla volata del tie break. Sì, perché ne ha vinti 3 su 4, dicevi tu prima, quindi si pare che si abbia una buona disposizione al tie break, pur non avendo un servizio clamoroso, quindi il break serve. 15. Volkov invece ne ha vinto 1 e perso 1, sono indicazioni su piccoli numeri, non vogliono dire molto. Certo, l'attacco e poi non un buon allungo. 15 pari. Era troppo lontano, un compasso di gambe troppo aperto, non c'era base per sostenere quel colpo. Poi insomma, meno si è specialisti della rete, più vicino bisogna andarci per fare le volte vincere. È sfortunato, sì, perché il nastro gliel'ha deviata mica per niente, e gliel'ha abbassata anche, adesso lo rivediamo, vedi come poi gliela abbassa questa palla, e lui con la sua presa di diritto così aperta poi ha difficoltà. Il problema è proprio che il nastro gli ha messo la palla in una posizione per lui difficilissima. 15-30. Pessimist.
bene il campo, Volkov accelera con il rovescio, 15-40. 15-40, pasticcio è che Cristiano, che per solito gioca molto dentro il campo, ha trovato uno che gioca più dentro il campo di lui. Avevamo accennato ping presentando pong. Il match, ho parlato di ping pong, e guardate dove sta Volkov, sta un metro dentro il campo. Sul tavolo gioca. Quindi insomma si aprono gli angoli per Cristiano. Che è fuori dal campo Caratti. Gioco molto. Veniva da troppe corse, poi Volkov ha sbagliato una palla possibile, ma aveva corso molto. C'è il break, Volkov 4-3 secondo set. Li rivediamo. E ha sbagliato proprio. Oltre un metro. Vantaggio per 4-3 ed è 15-0. I colpi migliori. 15 pari. Lo rivediamo. Bella sbracciata di rovescio. Seduti per favore, grazie. Prendere posto per cortesia. Mormorio di delusione da parte del pubblico su questo errore di Caratti. La soluzione più elegante e anche la migliore, è l'unica imparabile. 40-15. Questo è uno scambio da grande giocatore. E Cristiano ha giocato un miracolo, ma due sono un po' troppi quei miracoli in fila. Un errore di Volkov, 40-30. Gioco Volkov. Era meno semplice di quanto sembrasse, la palla era bassa e vicino alla rete. Volkov è riuscito a controllare bene il rovescio. 5-3. 5-3 Volkov, servizio Caratti.
È lungo il rovescio di Volkov, 40 pari. 15-0, 20. Scusate, Tommaso. Io sono rimasto al Gandy prima. Tommaso. 15-0. Sei rimasto a Leonard. Pari. Sempre costretto a giocare su degli appoggi mal fermi, sempre in corsa Cristiano. Questa volta aveva giocato un'ottima palla Cristiano, d'altro canto l'intuito e la rapidità di Volkov gliel'hanno rimandata come un boomerang. Anche questa Volkov, che aveva intuito la direzione della volée di Caratti. 30-15. Splendido Volkov, stavolta ha dovuto fargli il punto non meno di due volte Caratti, però vale solo 15 anche se lo fai due volte, insomma. Sarebbe interessante introdurre i punti multipli nel tennis, cioè, questo punto vale 3. E così valeva sia nel vecchio jeu de paume. C'erano i punti che valevano doppi e tripli. 40-15. Ora che si lamenta per una palla sulla sua riga di fondo che lui ha visto fuori. Sì. Può darsi molto lontano. È dall'altra parte della nostra postazione. Ecco, è questa. Sì. Doppio fallo, 43. non in questo 43. Momento. Secondo doppio fallo di Caratti. Vincente ed è 5-4 Volkov che servirà per il match dopo il Volkov cambio. Volkov conduce 5-4, 5-4, palle nuove, new ball. Rimanere in partita, magari di agganciarsi ad un tie break, comunque finora è stato soverchiato nel primo set e nel secondo ha avuto qualche piccola chance di riagganciarsi, ma proprio non ce l'ha fatta, qualche errore di troppo, poi soprattutto un Volkov è da prendere con le molle. Prendere ultima chance comunque per Caratti per aggrapparsi a questa partita, deve togliere il servizio a Volkov per allungare il match. Applauso quasi di sollievo del pubblico per questa palla di Volkov che era vicina alla riga. 15-0. Non riesce a trovare una buona presa sul terreno, Caratino. Anche qui erano un po' ballerini i piedi su questo errore. Pesaves. Pubblico si aggrappa a questo game, un po' aiutato dal nastro questa volta Cristiano. 15 pari. C'è stata quella impercettibile deviazione che ha un po' disturbato. Silenzio per favore, grazie.
15-30 con due errori consecutivi di volte. 15-30 un pochino la pressione più alto è corretto, ma insomma c'è un influsso sottile di qualche migliaio di persone che vorrebbero tutti che Caratti facesse meglio. Volkov non può non avvertirlo. Molto bene Volkov, ma poi ha staccato la mano e ha toccato male la volée decisiva. Gianni, c'è una palla break che può riaprire il set e di conseguenza la partita. Per favore, silenzio, grazie. E questa forse è la palla più importante della partita di Caratti fin qui. A vedere come riesce a giocarsela. Molto corta, troppo corta. Su parità. In rete il passante di dritto. 40 pari. Punto, ma poi sbaglia la conclusione di rovescio Volkov e c'è un'altra palla break, un'altra possibilità per Cristiano Caratti di rientrare nel match. Vantaggio Caratti. Non si può neanche dire che Volkov abbia giocato con fretta, ha semplicemente sbagliato perché il punto se l'era costruito, poi ha messo in rete nettamente. Comunque questo game ha perso molte della sua naturalezza, della sua serenità a Volkov. Sì, Caratti non ha mai giocato una finale, ma Volkov non ha per mai favore, giocato. Per favore, silenzio, grazie. Anche lui, sì. Sbaglia l'attacco di rovescio Volkov e si riapre il match. Gioco a Caratti. 5 pari nel secondo set. Volkov ha vinto il primo per 6-1. 5 giochi pari. Ora è un altro match. Il pubblico naturalmente accompagna il tentativo di Cristiano Caratti. Sì, con dei cori calcistici penso. Silenzio per favore. Mentre a me grazie. Piace molto quel battimani di tipo comunitario centroeuropeo, lo è o al tennis, cioè, mi sembra, sì, che, mi sembra non è gradevole, tanto elegante. Pazienza. Prezzo che dobbiamo pagare alla nuova popolarità del tennis. Dritto Volkov 15-0. Ho l'impressione che questo 15-0. Volkov respiri meno bene. 15. Sono già tre volte che proprio sbaglia l'ultimo tocco. Sì, perché aveva costruito tutto bene. Adesso
insomma, bisognerebbe che tirasse fuori le unghiette un po' di più Cristiano. Sì, peraltro Caratti perlomeno non lo ha aiutato, cioè gli ha sempre fatto giocare, gli ha sempre ributtato di là la palla, ecco. Questo per me è lungo, veramente secondo me. Sì, secondo me c'è un errore. Sì, contro Caratti. Contro Caratti. Vorrei rivederlo perché le impressioni sono... 15 e poi. Ci copre molto Caratti. Sì, a me è parsa lunga. A me è parsa lunga. Noi abbiamo segnalato, soprattutto ieri, alcuni errori a favore di Caratti e quindi questo ci è sembrato... un errore, penso proprio sia un errore contro di lui, comunque insomma è un errore nel match e auguriamoci che non sia decisivo e che sia lui. Il passante di rovescio Volkov ed è 40-15. Ecco che si rivede, l'attacco era un po' corto ma comunque c'era molta rabbia, molta determinazione che poi vedete riproposta in quell'atteggiamento di Caratti a pugno chiuso, atteggiamento guerriero. Sì. Molto 40, difficile questo passante di rovescio. 40-30. Sbaglia il passante di dritto Caratti. Parità. Probabilmente disturbato anche dal mormorio del pubblico che pretendeva venisse chiamata fuori, sì, una palla di Volvo che era almeno 15 centimetri. Eccola qua, eccola qua, è una spanna, sì, è giusto 15 centimetri, esatto. No, qui purtroppo ha chiuso troppo il movimento Cristiano. Ripeto, è solo una mia supposizione quella che Caratti possa essere stato disturbato. Certo, se il pubblico riuscisse a rimanere in silenzio sarebbe meglio. Sarebbe Wimbledon. Oh, là, questo è Caratti. Questo è il meglio di Caratti. Sì. Vantaggio Caratti. Vantaggio Caratti. Entra di nuovo male, sì. Certo che adesso parità. La partita gli sta passando davanti, come il furgone del latte di Williams, ma insomma, va afferrata. Passante di Volkov procura al sovietico una palla break. Caratti
Caratti ha avuto tre palle per il 6-5, due consecutive. Doppio fallo che arriva nel momento meno opportuno nel match, riporta Volkov nella situazione di poter servire per il match sul 6-5 del secondo set. L'efficacia del servizio, Volkov il 75% con la prima, il 57% con la seconda, Caratti il 51% con la prima, il 50% con la seconda. E viene riproposta l'efficacia del servizio di Volkov da questa fase. 15-0. Adopera benissimo il campo Volkov. 30-15. Due cross a buttare fuori Caratti. Ecco questo qui. Questo qui è un po' come di Caratti, ha già fatto un miracolo ad arrivarci. Certo. 30-15. Un errore gratuito, se non ci voleva proprio. Siamo arrivati al match point, anzi Volkov ne ha due a propria disposizione e sul suo servizio. Dritto di Cristiano Caratti, Alexander Volkov vince il primo torneo della sua carriera, punteggio è 6-1, 7-5, 1 ora e 20 minuti. Quello che si può dire è di ringraziare ugualmente Caratti per questo torneo, per avere tenuto desto l'interesse del pubblico anche in chiave nazionalistica, una chiave che sembrava perduta per il nostro tennis. Ha vinto sicuramente nella partita di oggi il giocatore migliore, dominando il primo set e contenendo un tentativo di reazione di Caratti nel secondo. 6-1, 7-5, 1 ora e 20 minuti di gioco. Dice che ritornerà a giocare questo torneo perché ha fatto la finale dell'89, questa volta è andata bene, sicuramente ritornerà. Ma non si capisce cosa possa fare di più la prossima volta, adesso esagero. Abbiamo la nostra elegantissima, la divina Lea Pericoli.
io vorrei raccogliere in cuffia, non so se ce l'hai tu. Con Lea Pericoli sta presentando il vecchio Carlo Della Vida, che è più conosciuto promoter italiano di tennis e che, oltre ad aver organizzato a lungo i campionati internazionali d'Italia, è stato quello che proprio ha tenuto a battesimo questo torneo. Vedete, insieme a Carlo Della Vida, che è il signore più anziano, che si porta splendidamente i suoi 75 anni, poi c'è, più in là, c'è Cino Marchese, poi lo sponsor del torneo. Ecco, c'è la premiazione, c'è la, premiazione, c'è la consegna del premio, magari tu che sei addentro nelle finanze sai anche che cosa gli danno adesso, non in rubli gli danno. Li facci con, no, sembra glieli diano in dollari. Sì, e allora? Al vincitore più di 77 mila dollari. E mentre Caratti, che al vedo... secondo, eccolo qui che alza il suo piatto d'argento, al secondo vanno più di 45 mila dollari. Quindi una discreta settimana per... Io credo che Cristiano Caratti abbia vinto più in questo torneo che in tutta la sua carriera, più o meno. Ma più o meno ha vinto, sì, ha vinto di più. Adesso ecco qua di nuovo Volkov. Il quale Volkov ha giocato spesso in Italia da ragazzino. Dice che le sue prime tre vittorie sono state in tre tornei italiani. Una, sì. Uno tra l'altro è Alessandria, mi sì, pare. Sì, dove... ha giocato le gare giovanili dell'ITF, sì, della Federazione Internazionale. Ha giocato anche... l'eliminazione della Coppa Valerio. Era un giocatore che all'età di 17-18 anni, con i nostri pistolesi, mezzadri eccetera, perdeva spesso. Era comunque un giocatore che si vedeva che aveva una mano per poter diventare un giocatore di livello più alto. Sì, poi oltre che la manina, aveva probabilmente più fame dei nostri, Robertino, che è sempre una molla per arrivare al successo. Infallibile. È un giocatore che io mi auguro arrivi a sostituire Gattone Mecir, perché Gattone Mecir nella commedia dell'arte del tennis è una maschera che manca adesso, mi pare che non ci sia nessuno come lui, talentuoso, così, una sorta di violino zigano. Sì, forse Mecir aveva delle variazioni di velocità diverse da quelle che opera Volko, però il tipo di gioco direi che è abbastanza simile. Questo modo felpato di muoversi in campo. Poi ha un'aria molto carina, molto simpatica, questo ragazzo per tutta settimana è stato disponibile, assolutamente non si dà aria, tutte e due si comportano con una semplicità rara, anche Cristiano Caratti, insomma, era stato bravissimo nel vincere, ma devo dire che oggi ha perso bene, ha perso mi pare con grandissima eleganza. Non ci sono dubbi. Tra l'altro bisogna considerare anche dal punto di vista tecnico che il giocatore con il quale lui ha giocato è forse l'opposto per quelle che sono le sue caratteristiche. Lui ama giocare di velocità e ha trovato un giocatore che si muove rapidissimo e ha un completo controllo dei colpi di rimbalzo. Eh sì, poi ha trovato, lo dicevo prima, vale sempre ribadire, ha trovato uno che giocava dentro il campo ancora più di lui. Questo no, non è tanto semplice. Il Cino Marchese, che è il signore con i capelli platino alla destra sul teleschermo, e l'organizzatore è quello che aveva avuto la buona idea, buonissima, si è rivelata soprattutto alla fine, di dare l'invito, la white card a Caratti, che invece che giocare qui avrebbe dovuto giocare a Guarugia. Ecco la linea a Rino Tommasi, che mi pare che sia giunto fendendo le folle dei suoi ammiratori. Bene, con i due protagonisti della finale, prima di tutto Alexander Volkov, first final a Milano, la prima finale a Milano e la prima vittoria a Milano, the first win in Milano. This is your city. I mean, I'm talking about Grand Prix. Yeah. But in the second my final, first one I lost against Baker. And I play against Becker next week in Brussels again. But of course I'm very happy to win here. I don't know, because maybe atmosphere here very well, and people and crowd, everything so well, and I play always good here. Forse dice l'atmosfera, il popolo, dice la prima finale l'ho dovuta, il pubblico, la prima finale l'ho dovuta giocare contro Boris Becker, e adesso a Bruxelles, perché il prossimo torneo si comincia subito domani a Bruxelles, dice ho Becker al primo turno. So you think that you can take different result with Boris Becker? Spera di poter fare meglio questa volta contro Boris Becker? I think
first round is not the final, and I think I'm very in good shape now, and we will see tomorrow or after tomorrow. I don't know. I don't think you'll play tomorrow. Non credo che giochi domani, ma dopo domani. E forse è meglio incontrarlo al primo turno che in finale. Maybe it's better to play Becker in the first round than in the final. For me, it doesn't matter when again play against him. But I think in final, of course, it's much easier because you play already four matches and you gain confidence. But for me now, it doesn't matter because I'm in the final here and feel good. Dice, beh, dice, non mi interessa incontrarlo al primo turno, in finale, dice, comunque io sto bene, dice, chiaro, e ha molti motivi di essere soddisfatto. Cristiano, io credo che tutto quello che si possa dire è grazie lo stesso. Tanto che mi diciate questo perché sui giornali a volte che magari avevo... Non è vero, in Australia, però tu sei stato... aiutarsi anche da soli, tu ti sei aiutato bene. Certo, però a volte magari... Si valutano dei giocatori magari che non hanno una buona classifica, che però dopo due mesi sono nei primi 50 del mondo. La classifica è diventata buona. Esatto, quindi sono contento che voi mi abbiate mano e pensiate che io possa essere giocatore. Io ho detto prima che la mano te l'abbiamo data spendendo una parola con gli organizzatori di Philadelphia. Non so se sia servito, ma so che ti hanno dato la wild card. Infatti sono molto contento e ringrazio tutti, magari mi hanno cercato di dare una mano. Cercherò di giocare al meglio a Philadelphia e niente, ero un pochino stanco oggi, ma lui ha giocato veramente molto molto bene. E non ti ha aiutato tanto, eh? No, non mi ha dato. Eri quasi riuscito però a ripescarlo nel finale. Sì, io aspettavo che lui magari uscisse un attimo, avesse un attimo di pressione addosso, però niente, stava giocando troppo bene ed ha giocato ottimi colpi anche quando magari stavo per portargli via il secondo set. Stiamo apprezzando tutto, abbiamo apprezzato durante la settimana la serenità con la quale Cristiano Caratti ha giocato, apprezziamo ora la serenità con la quale commenta questo suo grande torneo. È stato, ripeto, grazie lo stesso gli ho detto, perché avendo tenuto accesa la fiammella, ecco, la chiave del nazionalismo alla quale eravamo poco abituati, è stato un grande successo. Congratulations Alexander again, well done, see you next year for sure. Bene, io ringrazio e saluto i protagonisti di questa finale. Vi ricordo che tra poco avremo la pallavolo dalle 17.15 da Padova, la finale della Coppa Confederale, la Sisley Treviso con la radiotecnica di Riga, e poi chiuderemo una grande giornata di sport alle 19.30 da Charlotte, l'All-Star Game, cioè il meglio del basket che si può oggi vedere. Qui si conclude una settimana di grande tennis, abbiamo seguito il torneo dal primo giorno come nostra abitudine, ma saremo ancora con voi nelle prossime settimane, prima da Bruxelles, poi da Stoccarda, infine da Rotterdam. Insomma, Telepiù è sempre vicina al grande tennis. Io ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato durante questa settimana e dal Forum di Milano vi do l'arrivederci con il grande tennis.